Ciao ragazzi, allora il giro che vi faccio vedere oggi è in double thumb, questa tecnica diciamo derivata dallo slap, però un po' più particolare. Secondo me comunque si avvicina di più come filosofia di intenzione all'uso del plettro, perché la sonorità, fosse stata in slap, è proprio diversa. Allora, innanzitutto il double thumb bisogna approcciarlo scendendo con il pollice sulla corda poi successiva. Quindi io scendo, colpisco il Fa, tasto 1, corda di Mi, e finisco la sua corsa sulla corda sotto, appoggiandolo. Quindi questo poi mi darà la possibilità di salire e ricolpirla. In questo caso non lo farò perché scendo giù con il pollice e faccio un Emmeron tra il Fa e il Sol. Venendo su, mi porto sul pollice e faccio una nota morta sulla corda di Mi, dopo aver fatto il Sol, quindi Fa, Sol, nota morta. Allora, dopo aver colpito Fa, Sol, in down, Emmeron, nota morta, vado sull'ottava superiore e faccio un pull off, questa volta da Sol a Fa. Il Sol lo colpisco in pluck, quindi strappato. Quindi esce fuori questa cosa qua. Fa, Sol, morta. Andando avanti, scendo giù sulla corda di La, ipotetico Do. Col pollice in down faccio una nota morta. Salendo su col pollice, strappo col pollice il Do, che in Emmeron va a prendere il Re. Poi scendo sul Fa iniziale in down. Quindi sono sceso qua. Salendo su, nota morta strappata. Down, Si bemolle, Do. Questa è la prima battuta. Me la faccio di nuovo lentamente. Ecco, tra Si bemolle e Do non è in Emmeron, scusate, ma pollice giù e pollice su. Seconda battuta, all'inizio è uguale. Fino qua, quindi Fa, Sol, morta, Sol, Fa, morta, Do, Re. Poi scendo giù con il dito indice, colpisco con down. Tasto 15, corda di La. Morta in su. Morta strappata, poi strappo Si bemolle e down sul Sol, corda di Re, tasto 17. Capisco che non è proprio alle prime armi questa cosa qua, infatti è già l'esercizio numero 21, quindi per arrivare a questo nel metodo ci sono degli esercizi, diciamo, che ti fanno arrivare a questo punto conoscendo tutte queste tecniche. Ora ve lo risuono tutto in maniera un po' più lenta. E riparte.
Ok, grazie a tutti per aver visto il video, spero che mettiate un mi piace o condividete sulla vostra pagina di Facebook e aiutate a far crescere il mio canale. Vi ricordo anche che questo esercizio è contenuto nel mio metodo sul Double Thumb, lo potete trovare su Amazon oppure iTunes o altri digital store. Sul mio sito www.carlochirio.com potete ascoltare tutti gli audio di tutto il metodo, anche gli altri che ho fatto, e ci saranno anche altri video dove spiego il movimento del double thumb di base oppure altri esercizi. Grazie a tutti, vi auguro una buona musica, a presto, Carlo, ciao.